Per questo dico che gli argomenti più o meno abbiamo proprio toccati tutti. Abbiamo parlato di navi militari piuttosto che di missioni, piuttosto che di attraversate di oceani e quant'altro. Ora parliamo della stella. Io ho parecchie aspettative di questa conferenza, perché io sono nato alla stella e all'età di 5 anni, 6 anni sono venuto a Lerici. Confermo. No, non vedendo il microfono. Quindi io appunto ho questo rapporto un po' particolare con la stella, perché negli anni poi ovviamente ci sono tornato e ho sempre sentito dire alle spalle, è il figlio della Pierina, è il figlio di Aristide, però io non conosco nessuno, ero troppo piccolo, ecco perché ho tante aspettative, quindi non vale neanche farti perdere tempo, 18:10 è l'orario giusto per me, quindi chiedo subito la parola. Buona conferenza. Ti ringrazio. Ringrazio tutti voi soprattutto perché non mi aspettavo tanta gente. Vi ringrazio perché vedo tra le altre cose che non siete superstiziosi. E quindi il fatto di essere già qua venerdì 17, sì che sono le ore 18, però insomma. Poi stasera abbiamo saputo che in concomitanza c'era una cosa in comune, c'era una cosa con l'università della terza età. E quindi vedervi qua in questa sala è un immenso piacere. Questa sala che poi per me, insomma, ormai non dico che ci sono di casa, però insomma, io ci sto bene qua dentro e con gente sempre piacevole da vedere. Allora, questa sera siamo qua per presentare un libro sulla serra, ma non lo presento poi io questo libro, lo presenta il professor Cavallini. Il professor Cavallini credo che lo conosciate tutti, spendo soltanto due parole, è credo l'unico laureato in filologia della provincia di Spezia, come nello squadro, e in dialettologia addirittura, quindi è il massimo esperto dei dialetti lunigianesi e spezzini, in modo particolare. Lasciamo perdere tutto il resto, lasciamo un po' di pubblicità a una delle agenzie di traduzioni, diciamo famosa non solo a Spezia ma in tutta Italia e anche all'estero, nel mondo, esatto. Quindi è un piacere per me che sia lui a trattare, a discutere un attimino su questo libro, perché è anche una parte dialettale, è una parte dialettale discretamente importante, perché tratta appunto di tutte quelle canzoni, di tutte quelle filastrocche, nina nanne, che sono alla base della nostra infanzia. Dico della nostra perché quelle che ho raccolto io in questo volume sono esclusivamente della serra, ma poi prima o poi usciremo con un altro volume e ci saranno tutte quelle del comune di Lerici. Con questo no, vedo tra la folla persone che conosco, il presidente dell'ARCI della Serra, che mi piace ringraziare e vorrei che venisse a dire mi permetto di invitarlo. Vedo tra le altre cose, vedo Euro Puntelli, che ho voluto che fosse, che inserisse una sua parte in questo libro, perché con Euro abbiamo fatto parecchie cose con Lauser, parecchie cose con l'Arci La Serra, e è stato un aiuto valido, mi ha dato una mano, mi piaceva come aveva esposto questo modo, in quale modo avesse esposto i sentieri, e quindi per me è stata una cosa piacevolissima avere Euro, e se poi Euro vorrà accomodarsi anche lui e dire due parole, visto che c'è, tanto dobbiamo passare la serata, insomma. Il presidente dell'ARCI, il libro nasce anche per volontà dell'ARCI del quartiere, noi abbiamo fatto un programma discretamente nutrito questa sera. Lascio un attimo la parola a lui, tanto abbiamo occasione di sentire. Ti ringrazio di avermi invitato, mi presento per chi non mi conoscesse. Io sono Chiappini Guglielmo, sono il presidente del Circolo ARCI La Serra e chi lo rappresenta. Brevemente per ricordare insieme a Gino quello che è stato il percorso che ci ha portato a questa iniziativa di arrivare alla pubblicazione di questo libro. Noi come associazione siamo
stati interessati da Gino Gabbano nell'arco dell'ultimo anno per tenere delle conferenze che abbiamo sviluppato nel corso dei mesi scorsi nel circolo Arci alla Sera. Erano conferenze che vertevano sul nostro paese, sulla conoscenza dei luoghi, delle abitudini, dei linguaggi, delle persone che abbiamo incontrato nel tempo. Abbiamo attraverso ricordo di situazioni, anche attraverso personaggi che hanno partecipato alle conferenze che Gino ha tenuto, abbiamo ottenuto, una storia a ritroso di quello che erano, i nostri luoghi, più particolari. E abbiamo ricordato attraverso Gino Gabbano quello che era un po' la nostra storia. Praticamente a conclusione logica di queste conferenze è stata la decisione di arrivare alla pubblicazione e alla presentazione di questo libro. Gino Gabbano ci ha chiesto di presentarlo in un'occasione particolare, che è stata quella della Sagra Dalumana. Noi l'abbiamo pubblicata, è arrivato proprio nei giorni della Sagra, e voi sapete che quest'anno la Sagra è arrivata alla sua 50ª edizione. Noi perché parliamo di questa Sagra? Parliamo di questa Sagra perché è un po' il momento clou, in cui si riassumono le sue attività, tutte le sue componenti principali dell'arco dell'anno. Praticamente la Sagra per noi non è soltanto un avvenimento gastronomico, ma è il momento in cui si ricordano sia le tradizioni particolari del paese e si mettono a frutto tutte le passioni, abbiamo detto nella presentazione del libro, di tutta la popolazione della Sera. Per noi la Sagra non ha significato soltanto un incontro per mangiare le lumache, ma anche un incontro per scambiare parole in dialetto, per scambiare ricordi di quello che è stato il nostro territorio.